Ciao Presidente, auguri. Buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto fare i nostri più sinceri auguri per la qualità di capogruppo della lista per il suo comune al Presidente Andrea Cavani. Sicuro, sicuri che svolgerà il suo ruolo nel migliore dei modi e con l'imparzialità e l'unità che va sempre contraddistinto. Colgo l'occasione per ringraziare quanti hanno sostenuto la lista obiettivo comune, conferendoci l'onere e l'onore di rappresentarli in questa sede. Dalle parole del consigliere Duccio, rilevo che ci aspettano 5 anni di profondo sacrificio e impegno per realizzare il nostro programma politico e per ripagare la fiducia accordataci dai cittadini. Siamo però consapevoli che abbiamo ereditato una situazione difficile. Non è e non dovrà essere però per noi una scusa, ma una sfida. Una sfida che abbiamo accettato al momento della candidatura. Una sfida che sento già il peso, data la mia giovanità, e consapevole del rinnovamento che rappresento in quest'Aula insieme ad altri qui seduti. Sono sicuro, consapevole del rinnovamento che rappresento, di farmi promotore delle esigenze, delle idee e dei progetti della Casoria che verrà. Sono sicuro che guidati dal sindaco Raffaele Bene, ripristineremo un'identità sociale e culturale, la quale tuttavia non potrà prescindere dalla partecipazione e dal coinvolgimento di ogni singolo cittadino. Come ha detto il consigliere Duccio, la campagna elettorale è finita. Ci siamo incontrati e talvolta scontrati. Però avevamo tutti quanti fissi un unico obiettivo, quello di metterci al servizio della nostra comunità per realizzare il benessere dei cittadini tutti. È giunto il tempo, dunque, di mettere da parte dissapori non a parole ma a fatti, di mettere in atto un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Perché, badate bene, non opereremo nell'interesse di chi ci ha eletto, ma nell'interesse generale della città. Lavoreremo con sacrificio e amministreremo con responsabilità, facendo tesoro delle competenze che ci appartengono. Mi auguro che ognuno di noi svolga il suo compito con serietà, entusiasmo e coraggio. In conclusione, faccio i miei auguri al sindaco e agli assessori della giunta, che governano della nostra più profonda città.